Cara comunità di fedeli, il messaggio consegnato a Luz de Maria da Gesù, durante l'incontro della veggente con un gruppo di preghiera, contiene molte profezie che non possiamo dire che non siano vicine. Le indicazioni date sono cruciali, e c'è una vera e propria chiamata di nostro Signore Gesù ad agire in un determinato modo. Quali sono queste indicazioni? Cosa potremmo vedere ed essere tentati a fare? Prima di capirlo direttamente attraverso la lettura del messaggio, se ti interessano argomenti come questo, ti chiediamo di iscriverti al canale e di sostenerci con un mi piace al video. È un piccolo gesto che per questa comunità di fedeli può fare una grande differenza. Nel cammino della vita, spesso ci troviamo di fronte a bivi incerti, a sentieri oscuri e a croci apparentemente insormontabili. Tuttavia, è proprio in questi momenti che la nostra fede viene messa alla prova. Ciò che ci distingue non è la mancanza di timore, ma la nostra capacità di testimoniare nonostante la paura, di abbracciare l'incertezza con coraggio e di camminare con fiducia anche nell'oscurità più densa. Come scrive l'Apostolo Paolo nella sua epistola ai Corinzi, poiché camminiamo per fede, non per visione. Questa è una chiamata a guardare oltre ciò che è tangibile, a superare i confini della nostra comprensione umana e ad affidarci alla guida divina. Ciò richiede un coraggioso abbandonarsi alle mani del Creatore, sapendo che Egli ci conduce con amore lungo il sentiero della Sua volontà. In questo momento così teso e di preoccupazione, prendiamo la nostra forza direttamente da Dio. Dichiariamo con convinzione e scriviamo nei commenti: Dio, sei la mia forza. Ma come possiamo diventare testimoni autentici di questa fede in un mondo dilaniato dalla paura e dall'incertezza? Come possiamo trasformare le nostre paure in testimonianze di fiducia e speranza? Iniziamo ad ascoltare il messaggio di Gesù a Luz de Maria, consegnato il 14 marzo scorso. Miei amati figli, vi benedico. Come padre amorevole, io vengo a voi per darmi a ciascuno di voi, per darvi il mio amore, affinché lo viviate. Io non desidero che veniate ostacolati dal libero arbitrio. Io non desidero che abbiate un distorto rispetto umano. Desidero che amiate e che rispettiate la volontà divina, cosicché non venga soppiantata in nessun momento dai vostri desideri o dai vostri capricci. In questo momento, figli miei, amati del mio cuore, il libero arbitrio mal impiegato mi obbliga ad agire come giusto giudice sulla volontà umana che si sta frapponendo alla mia volontà. La mia Chiesa sta camminando, figli, ma sta camminando nella prova del calice amaro. Io vi avverto e vi avviso, perché non viviate un dolore più grande di quello che potreste sopportare. Ma nonostante io vi avverta, voi non obbedite. E poi piangerete all'ombra della morte sulla terra, rimpiangerete di non aver obbedito, quando la terra tremerà, quando vedrete le fiamme sulla terra, quando vedrete la terra bruciare durante la battaglia delle nazioni. Perché i grandi potenti della terra intendono estinguere l'umanità per mezzo della guerra. La mia casa vi mostra pietà, ma l'uomo non conosce i limiti e continua ad offendermi costantemente, ed io continuo a perdonare e ad amare, amando e perdonando l'uomo fino a quando non verrò da voi senza preavviso e vi sorprenderete di tutto il male che avete commesso. Cosa non stiamo capendo? Non stiamo capendo che Gesù sta venendo da noi ogni giorno come re di misericordia. Come disse a Santa Faustina, le fiamme della misericordia mi divorano, voglio riversarle sulle anime degli uomini. Prima di venire come giudice giusto, vengo come re di misericordia. Io sono misericordia fino all'ultimo istante di vita di ciascuno, e solo dopo sono costretto ad essere giustizia. Se pensate che ciò che stiamo dicendo sia importante, vi invitiamo a condividere questo video e ad iscrivervi al nostro canale Cuore di Cristo Prayers. Così riceverete gratuitamente ogni giorno nuovi contenuti, condivisi con fedeli proprio come voi. Proseguiamo con il messaggio. Questa generazione, figli del mio cuore, si sta gettando nella battaglia, in una battaglia nata dal libero arbitrio,
generata dalla violenza e dall'incoscienza degli uomini, che non considerano il Golia, che si sta ergendo con sempre più forza e potere sull'umanità, con quell'alone di morte che intimidisce tutti. Figli amati, questo Golia è l'energia nucleare. Ci sarà chi celebrerà per aver sconfitto altri fratelli, in grandi e fatidici atti di violenza, ma la mia misericordia desidera che coloro che rimarranno al mio fianco, che coloro che manterranno la loro fede in me, non si rintanino, in quanto se hanno fede in me, dovranno dare testimonianza di questa fede, non affrontando i fratelli che verranno a flagellare questo e quel paese, ma pregando e agendo, aiutando coloro che forse fino a quel momento mi hanno negato. Non dimenticate mai che io perdono e amo, amo e perdono e così desidero che facciate voi. Figli miei, molto, moltissimo sarà alterato e compromesso dalla radioattività. Proprio per questo motivo, ci sono così tante minacce in questo momento da parte di paesi potenti verso altri paesi, perché nessuno vuole che la storia lo indichi come quello che ha dato inizio all'ecatombe dell'umanità. Voi confidate in me, siate veri figli della mia volontà, e non lasciatevi prendere dalla paura, perché io, figli miei, non vi abbandonerò mai. Io prenderò le vostre richieste, e le metterò nel mio cuore, perché io mi avvicinerò ai miei figli affinché non temano, per mettervi in guardia, e perché non cadiate nelle tentazioni del male. Consideriamo l'esempio di Davide, che di fronte al gigante Golia, non si lasciò intimidire dalla sua imponente presenza, ma piuttosto dichiarò con fermezza: «Tu vieni a me con spada, lancia e giavellotto, ma io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti». Anche noi, di fronte alle nostre sfide più grandi, possiamo proclamare con fiducia che siamo più che vincitori, attraverso colui che ci ha amati. Non cadiamo nella trappola della paura, che il mondo cerca di porre davanti a noi. Piuttosto, alziamo alto il vessillo della fede, testimoniamo con coraggio e speranza nelle tenebre più fitte, e siamo la luce che guida gli altri verso la salvezza. Che il nostro essere testimoni della fede, anziché della paura, possa illuminare il cammino di coloro che ci circondano, e portarli alla conoscenza dell'amore eterno del nostro Signore. Ed eccoci arrivati al punto, che compare similmente in un messaggio di Gesù, dato a Padre Pio, molta gente scapperà sconvolta. Ma correrà senza avere una meta. Diranno che a Oriente c'è la salvezza, e la gente correrà verso Oriente, ma cadrà in un dirupo. Diranno che a Occidente c'è la salvezza, e la gente correrà verso Occidente, ma cadrà in una fornace. Ascoltate le preziose indicazioni che ribadisce il nostro Salvatore. Figli miei, quando vedrete alcuni, o molti, dei vostri fratelli correre da un posto all'altro, voi conservate la fede, mantenete l'equanimità, e non correte come persone senza fede, perché lì dove voi sarete, arriveranno le mie legioni di angeli, e vi proteggeranno. Ma in compenso, io ho bisogno che voi siate in stato di grazia, e se non lo siete, che io vi trovi a lottare per ottenere in voi la grazia, figli miei. Io vi amo, e non voglio farvi paura, ma desidero che prendiate la giusta direzione, e che rafforziate la fede. Desidero che eliminiate l'egoismo, e che siate più alla mia maniera che alla maniera del mondo. Io vi aiuterò dandovi la forza di agire nella mia volontà e, se non avrete da mangiare, figli miei, se necessario manderò la manna dal cielo, per nutrire i miei fedeli, per nutrire i miei figli, assolutamente tutti i miei figli. Siate certi che questo vostro Gesù, che ha portato la croce, che è stato inchiodato sulla croce, che ha permesso che tutto questo accadesse, e l'ha affrontato con grande amore, affinché proprio in questo momento voi continuaste a camminare nel mio amore, affinché foste certi che io non vi lascerò soli, ma ascolterò sempre coloro che mi invocheranno con cuore sincero. Vi troverete ad affrontare terribili flagellazioni, ma se manterrete la fede, se avrete fede, riuscirete a spostare un monte da un luogo all'altro. Salvate l'anima, figli miei, svegliatevi, figli miei, non rimanete prostrati per terra, esaltate il mio nome, che è al di sopra di ogni nome, ed io continuerò a proteggere il vostro cammino.
Figli del mio cuore, io stesso vi porterò al cuore immacolato della mia amatissima madre, perché il cuore immacolato di mia madre è l'arca della salvezza per i miei figli. Voi avete bisogno di pregare, di essere obbedienti, ed essere persone del bene. Figli miei, benedico i sacramentali che in questo momento ognuno di voi porta, vi sigillo con il mio sangue prezioso, e vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il vostro Gesù. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato.